Un piccolo coniglio di campagna uscì per la prima volta dalla sua tana per conoscere il mondo che lo circondava. Tutto sembrava incredibile in quella fattoria. Si sentì impressionato da ciò che vedeva perché tutto era nuovo. Fu allora che si imbatté in un gatto e, per fortuna del topolino, il felino stava dormendo profondamente. Il topo trovò questa creatura incredibile. Sembrava così bello e la sua pelliccia era così morbida. Preferì non disturbare il suo vicino e continuò la sua esplorazione. Fu allora che si avvicinò al gallo, una strana creatura. Il forte stridore del gallo spaventò il topolino, che corse a tutta velocità tra le braccia della madre. Già al sicuro, raccontò alla madre dei due vicini che aveva incontrato. Disse che trovava il gatto eccezionalmente bello, al punto da volersi sdraiare accanto a lui, sulla sua morbida pelliccia. Ma il gallo era terrificante, con un becco affilato e un urlo spaventoso. La mamma topo disse al figlio che il gallo, nonostante la sua stranezza, era un animale che non avrebbe mai fatto del male al topolino, mentre il gatto, nonostante il suo aspetto amichevole, poteva divorarlo alla prima occasione. Morale della storia: i volti che vediamo, i cuori che non conosciamo.